Ciao amici, sono Marchio Picci. E da qualche giorno sono Marchio punto F. A partire da Punci Punci, ehi, sono Marchio Picci. L'avete sentita anche voi? Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchi. Sento le voci, puntata di martedì 25 maggio 2021. Benvenuti da parte di Marco Picchio, che può comunicare ufficialmente a tutti una cosa veramente importante. Attendevamo tutti quanti questa notizia. È ufficiale, i Maneskin non si troccano, perché è arrivato il responso e sono puliti come gigli, quindi i francesi stessero a casa loro. Ecco, non aggiungo altro, tutto qua. Hanno vinto di diritto l'Eurovision Song Contest, sono bravi, sono forti e soprattutto non si drogano, quindi bene così, perfetto. Complimenti a Damiano e company. Detto questo, che mi usciva proprio dal cuore, dovevo dirlo, direi di avviare la puntata di oggi, i motori per la puntata di oggi di Sento le Voci. Parleremo moltissimo di radio questa mattina. Sento le voci su voci.fm radio. Non è una bella notizia quella che vi do adesso, ma penso sia giusto darla, anche perché parliamo di un personaggio che ha dato molto alla radio, no? Infatti è proprio il mondo della radio e del giornalismo in genere che è in lutto per la morte di Aldo Forbice. Il Rai, dalla fine degli anni 60, la sua carriera si è alternata tra radio e televisione. Per 18 anni ha condotto, tutti quanti conosciamo questa trasmissione, Zapping, che è uno dei più noti programmi di Rai Radio 1. Rai News oggi lo ricorda così: intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente, Forbice è stato impegnato per lunghissimi anni nel sindacato, nella UIL, storico del lavoro, biografo di Bruno Buozzi, autore di numerosissimi saggi, una passione per l'arte e un forte impegno sul fronte dei diritti umani. Aveva da poco pubblicato il suo ultimo saggio, chiaramente, vabbè, poi qui dicono lascia la moglie e due figlie e così via, e chiaramente anche noi ci uniamo al lutto della famiglia, insomma, no? Per la scomparsa di questo bravo giornalista, ripeto, Aldo Forbice. Sento la voce podcast con Marco Picchia. Con Marco Picchia. Avevamo già parlato di novità grosse in casa Radio Norba, ebbene abbiamo i dettagli. Radio Norba festeggia i 45 anni di attività, quindi quasi mezzo secolo, rinnovandosi completamente. Si parte lunedì 31 maggio con un nuovo logo, nuova brand identity, nuovi studi, sede, sito, app, offerta digitale, ma sempre comunque la stessa Radio Norba. La nuova sede di Conversano, il The Heart, che si estende su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati, disporrà tra l'altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette. Si rinnovano ovviamente anche app e sito web, e oltre a veicolare in tempo reale tutte le news della testata giornalistica, diventano il portale di accesso a tutto il mondo di Radio Norba e allo sviluppo del digital audio, con 4 nuove radio digitali verticali e tematiche che saranno fruibili sia in streaming ma anche in DAB, e sono, attenzione, Radio Norba Italiana, che trasmetterà solamente musica italiana di tutti i tempi, quindi dai grandi classici alle novità, Radio Norba Amore, le più belle canzoni d'amore del repertorio italiano e internazionale, Radio Norba Joy, gioiosa e spensierata, che trasmetterà solamente la musica del buon umore e ce ne abbiamo tanto bisogno, e infine Radio Norba Battiti, la radio contemporanea dedicata chiaramente alle hit del momento. Allora, che dire, auguri per questi grandi cambiamenti agli amici di Radio Norba. Sento le voci podcast con Marco Picchia. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Siete all'ascolto di voci.fm radio, la radio che dà voce alla voce. Sono Marco Picchio, questo programma è Sento le Voci, praticamente quotidiano tranne il sabato e la domenica, che è condotto invece da Patrizia Simonetti. Dunque, un'occhiata come sempre, come ogni mattina, al nostro magazine, che anche oggi si arricchisce di un nuovo articolo, di un'intervista che poi è la mia, quindi diciamolo pure, faccio la festa e me la godo, però oggi è così, insomma, anche io partecipo
con la mia voce, no? Con la mia presenza ad arricchire il magazine di Voci.fm. Allora oggi trovate realizzata da me un'intervista alla grande, alla storica voce di Radio Monte Carlo, Luisella Berrino. Un'intervista in audio, non è una video intervista, ma insomma vi consiglio di ascoltarla, anche perché Luisella ha un sacco di cose da raccontare. Quindi la trovate chiaramente sul magazine, ma è anche il podcast del giorno di Voci.fm Radio. Sono Marchio e punto. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Sapete chi ci accompagnerà negli allenamenti, no? Quando abbiamo bisogno di buttare giù un po' di pancetta, insomma, no? E allora ci vuole qualcuno che ci motiva. Sarà Melissa Satta, la voce di Melissa Satta, mamma, modella, showgirl e anche runner, anzi molto più che una semplice runner, perché Melissa diventa coach motivazionale nell'ambito del progetto Start to Run. Il progetto è attivo in diversi paesi del mondo e a motivare gli italiani ci pensa la voce magnetica della gallurese Melissa, appunto, che guida i runner attraverso audio motivazionali. Sono tante le persone che vorrebbero iniziare a correre ma non trovano gli stimoli giusti. In era Covid si è aggiunta la limitazione di non potersi allenare in gruppo ed ecco perché la società belga Energy Lab ha realizzato l'app Start to Run. Per Melissa la passione per la corsa si è spinta al punto da essere scelta proprio lei come coach motivazionale. E dice: penso che per fare sport ognuno di noi debba trovare la propria motivazione. Sicuramente quando la si trova diventa tutto più facile, perché la voglia di raggiungere l'obiettivo è ciò che serve per avere costanza. Questo progetto mi appassiona moltissimo perché io mi sento veramente un po' motivatrice. Allora proviamo tutti questa app e vediamo che effetto ci fa la voce di Melissa Satta. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Eccoci a chiudere anche la puntata di oggi, martedì 25 maggio 2021, di Sento le voci su voci.fm radio. Grazie per esserci stati. Che vi devo dire? Sì, che vi aspetta alle 6 se volete, se vogliamo fare il bis vi aspetto per la replica delle 18, oppure comunque domani puntualmente mercoledì qua a mezzogiorno. Ciao a tutti. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio.